Caterina Belcastro, già sindaco di Caulonia, segretario della sezione di Caulonia del Partito Democratico. Oggi si vota per le elezioni primarie, per scegliere il segretario nazionale. È un'elezione importante, tra l'altro il PD è l'unico partito che permette anche ai non iscritti di votare, quindi una grande apertura alla società. Il problema forse è che non ci sono altri partiti che utilizzano questo metodo così democratico per scegliere i propri leader. Questo io ritengo veramente che sia un esempio di democrazia. Oggi infatti si vota in tutta Italia per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico. A Caulonia devo dire che c'è una buona affluenza fin da stamattina, fin dall'apertura del seggio, e questo è veramente un segno importante perché appunto il Popolo Democratico vuole che ci sia una svolta in questo partito. Io ritengo che da qui in avanti, con l'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico, si avvia il partito, si avvia ad un nuovo corso, e quindi questo è l'augurio e l'auspicio che io faccio. Stiamo facendo questa intervista che è ancora mattina, ma possiamo già dare qualche dato sull'affluenza, in quanti hanno votato? Il dato esatto non lo so, però indicativamente credo che avranno votato già una cinquantina di persone e quindi ritengo che sia veramente un buon dato, c'è appunto una buona affluenza e una buona partecipazione. Grazie.